di arrivo segue fin del numero 2 in linea del rocco, si allunga bene tutti i crediti per vincere nettamente, del rocco è un buon secondo finendo forte, mentre al tempo chiude il battito C 2-2,5 con la vittoria netta per tutti i crediti. La giornata gentleman, Daniele Orsini con Dubbe Greppi, un cavallo che all'ultimo mi sembra fa il record, oggi corre molto bene, scattando velocissimo e poi staccando in retto d'arrivo anche se finisce forte il Zeno del Rocco. Sì, è un cavallo, per come l'ho visto oggi, la prima volta che ci salivo, è un passista veloce, se lo dovessi riguidare forse lo interpreterei leggermente in maniera diversa, ma ero un po' condizionato dal fatto di avere in schiena il compagno di scuderia. Però è un buon cavallo, mi sembra un cavallo discreto. Sì, direi che ha vinto insomma bene, io 2-2 su Terzuma, direi che si è andato insomma tranquillo fin sul traguardo, poi alla fine era in controllo direi, no? Sì, ora la retta qui è lunga, però un po' le misure le abbiamo prese da tempo e le avevo visti lontani all'imbocco della retta, ha finito bene, no, tutto tranquillo, via. Benissimo, complimenti ancora a Daniele Orsini e naturalmente a Roberto Biasini.